Vuoi presentare tu Arena oggi? Con quegli occhioni lì? Vuoi presentarlo tu oggi, Arena? Mamma, ma come sei bella! Vuoi andare dalla mamma? No, ma se andiamo in terra, va. Vai. Opla, ecco qua. Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con il 22esimo Arena. Ok, partiamo con la prima domanda che arriva da Visto che volevi fare, ti piace fare Arena e poi comunque sei stata anche brava a fare Arena perché hanno detto tutti che sei stata al pazzo. Vuoi dire tu il nome di questo stronzo? Spermina, spermina. Spermina. Te stermina, cazzo! Stermina YP. Stermina nin. Sì. Stermina nini Y. Io non so dove cazzo hanno visto che tu sei brava con Dura Arena. Comunque ci credo. Sperman YP. Niente, cancelletto parcheggia quasi. Sì. Parcheggia qua, signore. Parcheggia qua, signore. Perché? Dove? Problema suo. Perché proprio il nome Panic Gamers? Guarda, credo di averlo detto almeno un milione di volte. Comunque, lo ridico tanto, anche le domande a volte, visto che abbiamo fatto tanti episodi, fare una qualche domanda un po' ripetuta può anche starci. Comunque, Panic Gamers è stata una mia idea, dopo tanti nomi che abbiamo cercato di inserire nel nostro canale, ma alla fine quello che suonava meglio era i giocatori del panico, perché siamo nati con gli indie game e allora ho detto, visto che indie horror soprattutto, visto che si va un po' in panico con quei giochi, Panic Gamers. Poi ci puoi chiamare anche stronzi se vuoi, ok, niente, ci fermiamo qui con le domande sclero. Niente, oggi è venuta a trovarci una youtuber veramente molto carina. Diciamo che il papà la segue già da un annetto circa, da un anno. Mi ha fatto molto piacere che lei abbia accettato di presentare questa puntata. Niente, via con la presentazione di Arena. Buonasera a tutti ragazzi da Giocherino 979 e sono qui sul canale dei Panic Gamers per presentare la 22esima puntata di Arena. Buon divertimento e un bacione! Wow! Niente, Giocherina 979. Giocherina 979 è una youtuber che fa più o meno come noi indie game, ma lei fa anche giochi attuali. Difatti io la seguo molto quando fa gli indie game e ha una satira che ti lascia un po'. Ti lascia un po' così perché comunque è un po' particolare, a me fa troppo ridere, lei è simpaticissima e molto spontanea, cioè, è veramente spontanea quando fa i suoi, quando fa i gameplay, poi comunque ha delle rubriche e dei vlog molto interessanti, alcuni pagliacciosi e a volte seri, perché comunque parla, fa anche qualche insomma, qualche rubrica seria e mi è fatto molto piacere averla sul nostro canale. Comunque, per chi è interessato, qui in descrizione trova il link al suo canale e può andare a dare un'occhiata e nel caso iscriversi. Noi ti salutiamo, Giocherina, e ti auguriamo di proseguire sempre al meglio con il tuo canale. E niente, fatto i dovuti saluti, possiamo cominciare con la... Che cazzo sono quelli dietro? Fa proprio c'ho le picciole pidocchi. Partiamo con la prima domanda che arriva da Davix Gamer. Allora, cancelletto A maiuscola, R minuscola, E maiuscola, N va A spazio, due punti, E ma ce n'è di spazi, E. Allora, ma se Aaron da grande, 14-15 anni, si volesse rimuovere tutti i video in cui è apparso perché dice che rovina la sua immagine, virgola, tu cosa faresti? Niente,
prima me li scarico tutti e poi dopo li rimuovo. Li rimuovo da YouTube. Se non li volessi più li rimuoverei, però prima me li salvo perché comunque sono ricordi. Ok, possiamo andare avanti con la seconda domanda che arriva da... Andiamo avanti con la prossima... Rifacciamo, perché andiamo avanti con la prossima domanda che arriva da... Shosi? Ok? Cancelletto Arrangi capotensi insieme a Sanji. Trololo. Ah, ma poi la lasagna l'hai mangiata? No, gliela devo ancora fare. Infatti, io cosa avevo detto? Ho detto sì, importante crederci che me la fa domenica la lasagna. Infatti, non l'ho mangiata. Sai quando mi arriva? Sai quando mi arriverà? Se mi va bene a luglio e mi toccherà mangiare la lasagna in luglio! Sì, la mangerò la lasagna. Più avanti. Ve lo farò sapere magari su Facebook. Rimanete sintonizzati, vi farò sapere quando mangerò la lasagna. Finché non lo leggete su Facebook, non l'ho mangiata. Andiamo avanti con la terza domanda che arriva da Buggato Man Games. Guarda, volevo chiederti scusa per le live al quale tu ci hai invitato, ma noi non abbiamo partecipato. Però purtroppo non hanno coinciso con i tempi di libertà che ho. Sono un po' ristretti, quel poco che ho di tempo lo uso anche per riposarmi e purtroppo in quelle due sere che mi hai invitato non ce l'ho fatta. Sarà per la prossima, spero di non averti dato una delusione e comunque insomma prima o poi capiterà, dai. Cancelletto Arena 2 punti. Scusa per Buggy, è un analfabeta del cazzo. Va bene, ma non è così importante. Tanto qua guarda, mi stuprano il canale tutti quanti, quindi vai tranquillo che non è... Comunque, qual è stato il videogioco che non ti ha soddisfatto per niente? Bugman. Il gioco che non mi ha soddisfatto per niente... Adesso non so se tu... Perché tu hai generalizzato, no? Tra i giochi in generale che non mi hanno soddisfatto pienamente. E il gioco che non mi ha soddisfatto per niente sicuramente è quello che ha avuto il finale più insensato, che non mi ha dato una soddisfazione arrivare alla fine. Ho detto perché non è... diciamo che è ovviamente I'm Scared. Niente, andiamo avanti con la quarta domanda che arriva da The Players in Live ed è cancelletto Arena 2 punti. Elvis, pensi di fare una serie con gli iscritti, magari estratti con un sorteggio? Prima o poi succederà anche questo. Ma a parte che la sto già facendo una serie con gli iscritti, sto facendo, se non te ne sei accorto, la Panicraft, dove c'è Robo Joker e si è aggiunta nell'ultima puntata anche Giuggiola. Non escludo che se aumentano le richieste di cose da fare nella Panicraft si aggiungano altri operai nella serie, perché più cose ci chiedono di fare più noi abbiamo bisogno di personale per completarle queste cose, perché in due non ce la facciamo. Quindi insomma, se volete far parte della serie sotto con le domande, non state lì a guardare e basta la Panicraft. Tra l'altro avevo detto che se non andavo oltre le 60 visualizzazioni la interrompevo. E stiamo barcollando perché comunque più di 50 negli ultimi 2 episodi non li ha fatti. Io sto ancora controllando, ma se prosegue così, ragazzi, mi dispiace, però non continuiamo una serie che non viene seguita, lo ripeto. Cioè, il canale dei Panic Gamers lo fate voi, lo mantenete in vita voi. Se non seguite certe cose vengono fermate. Io non mi sbatto a fare video per cose che voi non guardate. Io cerco di avere delle idee buone, cerco di avere diciamo qualcosa che faccia divertire. Se mi accorgo che non viene visualizzato vuol dire che non fa divertire, non piace, quindi io quella serie la interrompo. Questo mi sembra che sia normale, ma mi sembra di averlo anche detto. Niente, io direi che abbiamo finito. Sì, oggi le domande su Arena erano 4. La challenge di oggi è
La challenge accettata di oggi è quella di Robo Joker, che è cancelletto challenge 2 punti, imitate uno youtuber, un personaggio di un film e un cantante. Decidete voi chi deve fare chi. Siete in 3, divertitevi. PS, non amatemi, tranquilli. Allora, te lo modifico un pochino, perché io un po' che desideravo fare uno youtuber. E mio figlio ne voleva fare un altro. Quindi tutti e due faremo lo youtuber. Però ti assicuro che mia moglie farà un personaggio della televisione, non un cantante. Via con la challenge. Ragazzi, dove siete? Allora, io vi aspetto alla prossima puntata dei Panic Gamers con tanto affetto. Alla prossima puntata! Un ciao da Barbarona D'Urso! How's it going, bros? My name is PewDiePie! Ciao a tutti, io sono Marco di Riparare Low Cost e oggi andremo a fare un tutorial. Oggi andremo a fare un video su come riparare come riparare le memorie di un portatile. No, oggi andremo a vedere come oggi andiamo a rivedere andiamo a vedere come oggi andiamo